Raccontaci le tue avventure, disse il grifone. Potrei raccontarle incominciando da stamattina, disse timidamente Alice. Perché è inutile raccontarvi quelle di ieri. Ieri ero un'altra. Come un'altra? Spiegaci, disse la finta tartaruga. No, no, prima le avventure, esclamò il grifone. Le spiegazioni occupano troppo tempo. Ho raccontato molto poco io nel corso di questi anni di quella esperienza, perché spesso ho l'impressione di essere uno di quei vecchi tromboni che restano aggrappati con le unghie e con i denti a qualcosa che è successa in passato e si resta aggrappati lì perché non c'è nulla di nuovo. Pronto Alice? Sono entrati. Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate. Ecco, stiamo strappando il microfono. Abbiamo le mani in alto. Abbiamo 11 marzo 1977, un carabiniere spara freddamente alla schiena di Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua. Giorno dopo, Radio Alice, la radio del movimento, alle ore 23:15 viene chiusa dai poliziotti con giubbetti antiproiettili e pistole. Radio Alice aveva informato in tutti i giorni precedenti di quello che era capitato. Alice cominciava a sentirsi stanca di star seduta a far niente. Aveva dato un'occhiata al libro che la sorella stava leggendo, ma non c'erano né dialoghi né figure. A che serve un libro, pensò Alice, senza dialoghi né figure? Quando ecco che un coniglio bianco le passò accanto dicendo «Oimè, oimè, ho fatto tardi!» Non c'era troppo da meravigliarsene, né Alice pensò che fosse strano sentir parlare il coniglio. Ma quando il coniglio trasse un orologio dal taschino e lo consultò e si mise a scappare, Alice saltò in piedi pensando di non aver mai visto un coniglio con il taschino, né con un orologio, e ardente di curiosità gli corse appresso e arrivò appena in tempo per vederlo entrare in un... Nel 74, la Corte Costituzionale vota una sentenza che dichiara illegittimo il monopolio statale sulla comunicazione. Erano nate le primissime radio libere. Fai conto che in Italia in quell'epoca ce ne saranno state, non so, 5, 6, 4, 8, 12. Eravamo una generazione che la televisione era già venuta fuori, ma non è che ci interessava molto vedere la televisione. La radio era una operazione che costava pochissimo dal punto di vista economico. Era proprio la scoperta di un mezzo minore, poco interessante per i grandi gruppi della comunicazione. Nel 62 parte con l'edilizia, poi il salto con Canale 5. Della radio si comincia a parlare all'inizio del 75. Era il tempo in cui ci si chiedeva cosa fare. L'idea di muoversi sul terreno della comunicazione ci intrigava moltissimo. No. Io non continuo, perché se voi non fate silenzio, specialmente quelli della comunicazione, che sono i più casinisti... Partecipai a una riunione al Gatto Selvaggio, di queste tipiche riunioni politiche che non portavano a nulla. Questa serata in cui si disse, ci vediamo che cerchiamo di fare una radio, come cazzo si fa a fare una radio, cosa bisogna comprare?